Franz Schubert. Esecuzioni del Klavier Quartet di Milano, del quartetto per pianoforte di Milano. Aguamanda AGLP 6002. Klavier Quartet di Milano. Andatevelo a sentire. Continua ad esserci qualcosa nell'aria, non riesco a capire cosa cazzo. Andatevelo a sentire su internet. Klavier, fate 2 più 2 e ci avete il disco. Klavier Quartet di Milano. Musica di Franz Schubert. Adagio e rondò per pianoforte, violino, viale e violoncello. Valse snoble, opera 77 per pianoforte. Facciata B, tempo di Terenzi bemolle maggiore per violino, viale e violoncello. Sonata in La minore arpeggione per viola e pianoforte. Registrazione effettuata a Milano nel giugno del 75. Quattro giovani strumentisti che si affacciano alla ribalta del concertismo con le carte in regola, con uno spirito abolitivo intraprendente. Una casa discografica altrettanto coraggiosa e di vivace carattere. Due occasioni splendide per la musica, che è pur sempre arte dell'animazione e ha da tempo un solo grande nemico, la noia. Ma c'è di più. Fiorini, Leghigno, Leghigino e Benatello ci regalano delle preziose monografie, talvolta arricchite di rarità non facili da rintracciare nei programmi dei concerti. Dopo l'incisione dedicata a Felice Giardini, ecco una Schubertiade che rispetta pienamente la maniera di far musica, tanto cara al grande musicista romantico. Si alternano formazioni diverse, dal quartetto al trio al duo al solista, come si usava nelle gaie compagnie e nei trattenimenti di salotto frequentati da Schubert. Si alternano pagine meditative ad altre briose, costruzioni elaborate ed altre ballabili per una spensierata gioventù. Prevale il pianoforte, o meglio l'hammerklavier, che in quei primi 30 anni del secolo assume un ruolo dominante. Fra le cose meno conosciute si segnarono il tempo di trio e l'adagio e rondò, ambedue dall'autunno del 1816, l'epoca della quinta sinfonia, spumeggiante revival mozartiano. Quanto alla celebre sonata del novembre 1824, per arpeggione, una specie di violoncello a 6 corde, chitarra d'amore. È presente qui nella trascrizione per viola una versa abbastanza inconsueta. Poi qui c'è la firma di quello che ha fatto il trafiletto. Non si capisce una sega.
Gustav Mörder, possibile. Ah no, Gustavo Marchesi. Qualcosa del genere. Vediamo di. Apriamo, si apre così. Ci sono i quattro, i cinque, quanti sono? Quattro. Quartetto. Devono essere per forza in quattro. La viola, il violoncello, il violino e il pianoforte. Dentro il disco. Il disco è questo. Stereo AGLP 6002 SIAE 33 e 1/3. C'era questa fissa di metterci un terzo, perché in effetti poi i 33 erano un terzo. Bene.